Circa 400 milioni di euro sono i soldi che lo Stato risparmierà in Veneto con la manovra firmata Tremonti, destinata a coinvolgere più o meno 240.000 dipendenti pubblici. I conti arrivano dalla UIL, che oggi a Mestre ha tenuto un'assemblea aperta ai lavoratori della pubblica funzione alla presenza del segretario nazionale del comparto. La giustificazione del colpire i lavoratori pubblici è legata al fatto che si sostiene che negli ultimi 10 anni gli incrementi economici dei pubblici dipendenti siano doppi di quelli del privato. Noi possiamo dimostrare che se prendiamo i lavoratori pubblici contrattualizzati, questo non è assolutamente vero. Ci si dimentica di dire che all'interno della pubblica amministrazione c'è tutta la parte relativa ai non contrattualizzati, cioè quegli stessi che dicevo prima, legate agli enti costituzionali che di fatto hanno incrementi enormi. Organi come la magistratura, il Parlamento, la Corte dei Conti infatti decidono in maniera autonoma se e dove tagliare, ma non basta. Per la UIL anche le riduzioni agli stipendi dei dirigenti sono poca cosa. Un 5% tolto a chi percepisce uno stipendio di 250.000 euro all'anno è molto meno dei 120-110 euro che si bloccano contrattualmente in un soggetto che percepisce 1.200 euro al mese, che evidentemente questa è una somma molto alta. Insomma, la proporzione non c'è. Non c'è proporzione, quindi essendoci proporzione non c'è equità. Intanto, su come opporsi alla manovra, i sindacati restano divisi, mentre la CGIL ha già annunciato uno sciopero generale entro giugno, la UIL si muove su un altro piano. Lo sciopero è l'arma, estrema. In una fase così delicata, dove già i lavoratori stanno pagando enormemente con la perdita del potere di acquisto, farli scioperare, io credo che ci sono altre forme di lotta per mantenere la visibilità. Noi metteremo in piedi, come ho detto poc'anzi, forme di azioni visibili perché inducano il governo e la maggioranza all'interno del Parlamento a modificare questa manovra che è pesantissima.